Buongiorno, benvenuti. Oggi è mercoledì 14 giugno, sono le 9, sono Paolo Pesino, come ogni mattina puntuale, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzo ciclici nei mercati Forex, indici e commodity. Come sempre partiamo dal disclaimer, gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici, chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti e relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Veniamo al calendario macroeconomico. Beh, giornata di oggi la farà sicuramente da padrona l'uscita dei tassi di interesse di questa sera e la susseguente conferenza stampa per quanto riguarda la FOMC. I calendari, un po' tutti i calendari danno l'1,25% di tasso, quindi l'aumento dello 0,25% sul tasso di interesse. Vedremo questa sera se il comitato FOMC avrà deciso per un aumento oppure per rilasciare i tassi invariati, perché comunque in giro sul web e sulle riviste di settore e sui vari siti di settore ci sono opinioni contrastanti da parte degli analisti. Vedremo chi di loro avrà avuto ragione, ma innanzitutto che cosa deciderà la FOMC, cioè la Fed, perché loro comunque sono gli unici che hanno ovviamente la verità in mano, quindi vedremo se ci sarà un aumento. Io oggi consiglio di non operare, di rimanere fuori dai mercati e andarsi a fare un bel giretto, perché sarà credo una giornata di assoluta un po' follia, chiamiamola così. Comunque nel pomeriggio abbiamo diverse news, anzi già al mattino riguardante la sterlina. Tra l'altro la sterlina ha avuto un movimento abbastanza illogico. C'erano tutti i presupposti per andare long, infatti mi è spiaciuto averlo perso l'opportunità, ma io a quell'ora sono ancora diciamo nella parte colazione. Però fare 50 pip in circa 5 minuti alle 8 meno 20, così erano le 7 e mezza, sì, le 8, non ha logica quello che è successo, adesso andremo a vedere. Comunque abbiamo variazione nelle richieste di sussidi di disoccupazione per quanto riguarda la sterlina, previsti in aumento, quindi in linea di massimo dovrebbe essere un dato negativo quello della Gran Bretagna, indice dei salari medi inclusi i bonus per quanto riguarda sempre la sterlina, e poi nel pomeriggio tutto dollaro fino a tarda serata. Quindi avremo notizie importanti come le vendite al dettaglio dei beni essenziali, indice prezzo al consumo, vendite al dettaglio, le scorte di petrolio che muoveranno sia il petrolio che il dollaro, che il dollaro canadese, e appunto poi i tassi di interesse con l'annuncio del tasso di interesse, proiezioni economiche del FOMC, le decisioni, la conferenza stampa, tutto nell'arco di mezz'ora. Quindi davvero giornata a bomba. Partiamo dall'euro-dollaro. Livelli, do direttamente ai livelli di prezzo. Come dicevo, sarà un'analisi molto veloce quella di oggi. Allora, direi operazione a ribasso, le andremo, si potrebbero andare a cercare con la rottura di 1,12,15. E invece operazione a rialzo, andare a cercare con la rottura di 1,12,25. Da un punto di vista ciclico lo si vede bene, siamo molto vicini alla possibilità di avere un ribasso da parte di euro dollaro, quindi andando a cercare 1,12,15, che mi piace un po' di più come livello per cercare uno short anziché un long. Sterlina, questo è quello che è successo alle 8 esatte di stamattina. Ripeto, non è assolutamente motivato né dal punto di vista macro né dal punto di vista politico, tantomeno dal punto di vista anche con la mia ciclica, per intenderci, perché ci stava tutta la possibilità di andare a prendere un long. Scusatemi, ma prima, senza volerlo spostato tutto, vedete che erano tutti i cicli, sono tutti i cicli a 37 ore, però non di sicuro giustificato alle 8 del mattino 50 pip, ma 50 pip fatti così, come se il rilascio, cioè movimenti da news, quindi boh, magari poi una news c'è stata probabilmente in ambito politico, o semplicemente qualcuno ha liquidato tutte le operazioni sulla sterlina, per evitare di trovarsi domani con il tasso di interesse sulla sterlina e oggi con il tasso di interesse americano a mercato, perché se no io non riesco a dare una spiegazione a un forte movimento così. Però ripeto, peccato che non sono riuscito a prenderlo perché avevo tutti i segnali per il long, perché il segnale del long era assolutamente la rottura di 1,27,57 con uno stop che avrei avuto di una 20-25 pip, avrei fatto quasi in 1,2. Vabbè. Col senno di poi, con il sell, ma non si va da nessuna parte, quindi ho perso il treno. Quindi
Questo me lo sarei fatto al volo in intraday, sinceramente. Comunque, allora, posizionare rialzo sulla sterlina le valuterei in favore di ciclo con 1,2795, in favore di ciclo intraday. Riguarda il daily, anche tutto quanto long, quindi la spinta è veramente potente. Per quanto riguarda il settimanale, anche long, quindi sterlina può solo salire, a mio avviso. Vedremo oggi cosa succederà, comunque con il rilascio dei tassi, se ci sarà un apprezzamento da parte del dollaro oppure no. Io ho dei dubbi, però probabilmente sì, se aumenteranno i tassi. Operazioni a ribasso le andrei a valutare con tutta l'attenzione del caso. Io aspetterei la rottura di 1,2754, assolutamente. Non andrei a cercare nulla. Yen, tutto fermo, bloccato, completamente immobile in laterale, quindi per cui andiamo semplicemente ad alzare a questo livello. Ci andiamo a posizionare qua, ma non è da fare USD/Yen, 110,14 per cercare posizioni al rialzo e invece posizione al ribasso, la rottura di 109,92. Euro-GBP, ovviamente è venuto giù a picco su il rialzo portentoso della sterlina. Mi piace l'idea di poter cercare, qui quanti livelli ci sono, di poter cercare, il prezzo, il bid che lo rendeva spesso, di poter cercare delle operazioni al rialzo con la rottura di 0,87 e 79, perché siamo comunque, vedete, ciclicamente, secondo me ancora in una fase di rialzo, intraday 0,87 e 79 per un long, e invece per uno short, lo short non saprei proprio dove andarlo a cercare, a pescare. Potrebbe essere un bel livello questo qui, un po' di chiusura ci sono state qua, e vedete che il prezzo si è fermato proprio lì, 0,87 e 64, però attenzione, perché qui non riesco a capire cosa sia successo alla sterlina. Fin quando non ci saranno notizie, io direi di stare fuori. DAX è aperto con un piccolissimo gap ribassista, adesso è partito a razzo, seguendo tra l'altro completamente l'andamento ciclico. Bello livello per il long, con la rottura di 12.818,3. E invece un livello per uno short, 12.787. Preciso, sarà questo livello qui. Il gold è una leggera flessione che sta assolutamente assecondando in questo momento la fase intraday. Bello, tra l'altro, come ingresso da poter prendere quello del gold qui. 1267,82 per uno short. Veramente bello, c'è anche tanto spazio di movimento. Non è massimo un'altra line, però rottura, per me è vuoto completo fino a 1263. 4 dollari di movimento se li potrebbe fare tutti. E posizione a rialzo, andrei a cercare con la rottura di 1270,21. Però ripeto, io oggi me li perdo tutti i trading, non li faccio. Crude oil ieri è decollato, continuo anche oggi poi si è rimangiato tutto. Mi ero perso questo pezzo qua. Ieri sera non ero PC, mi ero perso questo pezzo qui. Ero rimasto. E niente, allora i livelli sono gli stessi di ieri praticamente, perché abbiamo il long sul livello che è appena stato rotto, lo possiamo andare a posizionare magari più correttamente su questo massimo, quindi 46,16. Bello trovare queste sorprese. 46,16 per cercare operazioni al rialzo, e invece operazioni al ribasso le andrei a valutare. A questo punto potrebbe essere una bella occasione. La rottura di 45,87, però ricordiamoci che oggi ci sono le scorte, quindi bisogna stare, secondo me, fuori dal mercato, che è sicuramente la cosa migliore. Ci sta che salga ancora un po' il petrolio, per poi andare a scendere intorno al 16-18 di giugno, quindi tra un paio di giorni potrebbe iniziare la fase ribassista che io mi aspetto da un punto di vista ciclico. Perfetto, ragazzi, come vi dicevo, analisi super veloce, quella di oggi. Mi raccomando, oggi niente trading, è la cosa migliore. La settimana praticamente è un po' come se fosse finita, domani i tassi sulla sterlina. Quindi oggi ci saranno, secondo me, oggi e domani movimenti abbastanza strani, vedi, sterlina, ripeto, non è una cosa normale. Pertanto che la ciclica dicesse long, pertanto che tutti gli indicatori di questo mondo potessero dire long, ma non esiste che alle 8 del mattino, con le borse europee chiuse, le borse asiatiche in chiusura, 50 pip della sterlina senza news, quindi probabilmente ci sarà stata una news. Perfetto, ragazzi, appuntamento domani mattina alle 9, come sempre puntuali. Vi auguro una buona giornata e anche una giornata, se è possibile, di guadagni. Ciao a tutti quanti, eh. Ciao ciao.